Per l'accoglienza dei profughi ce ne parla Federico Circi. Le regioni sono pronte a fare la loro parte nella gestione della nuova emergenza profughi. La linea è stata tracciata oggi in occasione della conferenza delle regioni che però, ha spiegato il presidente Fedriga, chiedono ora un'attenta gestione dei flussi alle frontiere anche con l'ausilio dell'esercito e un maggior controllo sulla gestione sanitaria. Per il resto la rete di accoglienza sarà regolata da una nuova ordinanza illustrata in serata dal capo dipartimento della protezione civile che prevede delle competenze condivise tra i governatori, nuovi commissari delegati sul modello di quanto già avveniva per la gestione del Covid e le prefetture che dovranno invece gestire il soccorso e l'accoglienza. Una circolare del Ministero della Salute chiede alle regioni di provvedere alla vaccinazione ai profughi sopra i 5 anni e al controllo tramite tampone entro 48 ore dall'ingresso. Qui a Roma, alla stazione Termini, questa mattina è stato inaugurato il primo polo sanitario destinato ai profughi ucraini. Ad oggi sono poco più di 9.000 quelli entrati in Italia dall'inizio del conflitto. Il 90% sono donne e bambini, tutti distribuiti in una rete di accoglienza familiare, numeri gestibili, dicono dal Viminale, ma destinati ad aumentare. Il Ministero dell'Interno per ora ha messo a disposizione ulteriori 8.000 posti tramite i sistemi di accoglienza che saranno gestiti dai prefetti, a cui oggi è stata inviata la nuova ordinanza del Viminale che consente, tra le altre cose, di individuare degli alloggi ad hoc da dare in uso proprio alle famiglie dei profughi.